Abbiamo dei focolai, questi focolai li stiamo contenendo. Ieri, anche con l'ausilio di tutte le istituzioni, perché una delle grossissime difficoltà che in questo momento noi abbiamo con alcune comunità straniere è quella del tracciamento, cioè di poter individuare quelli che sono i contatti stretti, i contatti, perché risulta in questa fase molto difficile con alcune comunità. Sono sette i microfocolai seguiti in queste ore dall'USS Euganea di Padova, che tra città e provincia ha riscontrato una novantina di casi positivi al coronavirus. Oltre alla comunità camerunense, una trentina di casi scoperti dopo una cerimonia funebre, e ai 12 positivi del mercato agroalimentare di Padova, sono emerse positività anche nella sede del Corriere SDA a Limina, 17 più un contatto esterno all'azienda che è stata momentaneamente chiusa. Una decina di casi nella stamperia CLESP di Via del Progresso a Padova, con 8 casi correlati. Le case di riposo sono delle situazioni, chiamiamole così, secondarie alla presenza in quelle sedi di persone che hanno avuto modo di essere a contatto col focolaio iniziale. Quindi noi stiamo facendo tutti i tamponi possibili. Stiamo cercando di avere la massima collaborazione da parte sia dei datori di lavoro sia delle cooperative che spesso operano all'interno di queste strutture, in modo da poter testare tutti coloro che sono stati a contatto stretto dentro le strutture con queste persone che sono risultate positive. In provincia, intanto, a Villafranca Padovana, il sindaco ha scelto di interrompere tutte le manifestazioni all'aperto, sagre, fiere e giostre, interrotta quindi la sagra di Taggi di Sopra, che avrebbe dovuto concludersi proprio in questi giorni. A Padova, inoltre, è risultato positivo un bambino che ha frequentato i campi estivi di calcio della parrocchia di Sant'Antonino all'Arcella. La famiglia del bimbo, che sta bene e non accusa sintomi, è risultata positiva. Il centro estivo è stato comunque chiuso, tutti i locali sono stati igienizzati e tutti i 30 compagni che hanno condiviso spazi con il bambino saranno sottoposti a tampone. Su questo centro estivo è scattata naturalmente tutta un'indagine che prevede innanzitutto l'identificazione di tutti i bambini che hanno fatto parte di quel nucleo del centro estivo. Si sono identificati e si stanno, sia loro sia i loro insegnanti, andranno a fare, è stato già programmato per oggi, il tampone per verificare se c'è stata una possibile trasmissione dell'infezione.